Io non parteciperò a questa campagna elettorale perché oggi sono concentrato moltissimo sulla città, l'ho detto anche in quell'intervista, il mio partito è Napoli, quindi tutto Napoli, però mi piace Tsipras. Lui è interessante perché parla di questo linguaggio europeo diverso, io sono stato in Europa, l'Europa è un grande luogo dove però bisogna portare più democrazia. In Europa conta più il governo che il Parlamento, conta più la Commissione europea che il Parlamento europeo, contano più le gerarchie finanziarie che i popoli. Lui parla di questo, cioè parla del fatto che devono contare più i popoli, quindi più i bisogni, più i conflitti, più il dramma, più le disuguaglianze. Viene dalla Grecia, come noi veniamo dal sud Italia, è chiaro che siamo più vicini. Siamo più vicini perché soffriamo, vogliamo cambiare, vogliamo più giustizia, no? Oggi ricordavo e commentavo ancora una volta il Salva Roma, insomma ancora una volta Roma viene salvata dopo aver avuto tanti soldi nel recente passato, insomma i linguaggi sono comuni in questo perché siamo più vicino alla gente e meno ai palazzi del potere. Il sindaco di Napoli per il ruolo che ricopre non può che non può che ribadire la fiducia nella nascita di un governo, è il quarto governo del resto col quale ci dobbiamo confrontare e con Renzi ho molto più fiducia rispetto a Berlusconi, Monti e Letta per una serie di motivi. È giovane, è sindaco, l'ho conosciuto, siamo diversi e in questo momento nel paese la diversità è una ricchezza, non dobbiamo essere tutti uguali, un paese riparte mettendo insieme le differenze, quindi io accolgo con fiducia il governo che sta nascendo in queste ore. Poi Renzi su diversi temi parla un linguaggio diverso dal mio, ha delle idee diverse dalle mie, per esempio io i servizi pubblici li ho mantenuti pubblici, lui ha fatto tante privatizzazioni, sono due opinioni legittime entrambe, diverse, io rivendico le mie, lui rivendicherà le sue, quindi non c'è una contraddizione tra quello che è il sentimento della passione e quella che è la razionalità dell'azione di governo. Volete far litigare col Presidente del Consiglio prima ancora che viene? Non mi fate litigare perché io ho starato ed ho un buon rapporto col sindaco Presidente del Consiglio a breve, cioè il Presidente del Consiglio non più incaricato ma nel pieno delle sue funzioni, quindi voglio costruire un bel rapporto e sono convinto. Io sono fiducioso nel rapporto tra Napoli e questo governo, tra De Magistris e Renzi, proprio perché, ripeto, abbiamo delle posizioni diverse ma abbiamo anche delle cose in comuni. Poi, insomma, questo governo è nato in questo modo, ogni governo nasce in un certo modo. No, non mi interessa, nel senso che faccio il sindaco di Napoli, a me interessa avere un governo che guarda al mezzogiorno in modo diverso da come è stato finora, Renzi ha le carte in regola per poterlo fare. Ma penso anche se lo chiedete a Renzi, vi dirà che il miglior modo per un governo è passare dalle elezioni e da un mandato popolare forte. Lui avrà avuto le sue ragioni per fare questo passaggio. Vediamo se queste sue buone ragioni si traducono in una buona azione di governo, altrimenti chiaramente il modo, come dire, non migliore per nascere sarà particolarmente criticato se quel buon governo non si realizzerà.